Si attendono almeno 50.000 visitatori alla 31ª Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che si svolgerà dal 22 al 25 aprile prossimi in città. Sì, è proprio questa la novità più importante dell'edizione 2022. Il luogo che accoglierà gli espositori non sarà più il piazzale dello stadio a Piano Daccio, ma l'area del Parco Fluviale Cittadino. Una zona verde, facilmente raggiungibile a piedi per chi risiede in città e provvista di 1.600 posti auto negli adiacenti parcheggi San Gabriele e San Francesco. Un nuovo luogo per fare la fiera dell'agricoltura, come mai questa scelta? Perché lo avviciniamo la fiera alla città di Teramo e quindi ci sono delle ricadute dirette sul tessuto economico della città di Teramo. E poi perché questo ambiente, la location proprio del parco fluviale, è certamente adatta proprio ai temi dell'agricoltura e della sostenibilità. Infatti sarà una fiera dell'agricoltura proprio completamente dedicata ai temi della sostenibilità. Oltre alla fattoria degli animali, ai mercatini contadini, all'esposizione di mezzi agricoli, la Fiera dell'Agricoltura ospiterà anche un'area istituzionale dove dibattere temi scientifici legati al settore. Torniamo all'antico perché come una volta cerchiamo di capire quali sono le esigenze della società civile e tiriamo fuori le cose dai nostri cassetti in laboratorio e le portiamo qui a condividere con la gente. Quest'anno abbiamo scelto degli argomenti che sono abbastanza attuali. Il primo riguarda il problema delle microplastiche, che sapete quanto possa essere attualmente un'ipotesi di disastro ambientale. Poi parteciperemo a questo bel convegno che ci sarà qualche giorno dopo e qui parleremo di api, quindi l'importanza delle api nella filiera ambientale. 4 giorni di esposizione ma anche di progettualità. La Fiera dell'Agricoltura di Teramo, promossa dal Comune, punta su una forte sinergia tra gli enti istituzionali più importanti del territorio, come la Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, la Provincia e il BIM. Sarà l'occasione dunque, come annuncia il sindaco Gianguido D'Alberto, di presentare alla città anche i futuri progetti urbanistici di riqualificazione del capoluogo. La scelta di tornare al Parco Fluviale non è legata solo alla bellezza del luogo, sempre più curato, ma è anche un segnale importante finalizzato a riportare in centro, in città, le iniziative nevralgiche per la crescita del nostro territorio. E quindi occasione importante anche per presentare 2 progetti su cui stiamo investendo molto, il progetto di recupero del Parco Fluviale, di riqualificazione complessiva che partirà a breve con il primo lotto proprio in questa zona e poi, parlando di agricoltura, anche il progetto del mercato coperto che è stato inserito tra i fondi del PNRR e che ovviamente nel corso di quest'anno vedrà l'apertura del cantiere.